Allora, stasera siamo qui a Piazza di Valmelaina, nel terzo municipio, Roma, il mio municipio, perché vogliamo fare un prefesteggiamento natalizio un po' diverso. Innanzitutto in piazza e quindi in un posto pubblico, aperto, perché dobbiamo uscire dall'isolamento delle nostre case e riscoprire questi spazi comuni di aggregazione tra persone e tra cittadini, quindi persone che condividono lo stesso territorio ma anche la stessa voglia di stare insieme. E poi abbiamo anche delle piccole cose realizzate dai nostri attivisti con materiale di riciclo, magari sapone fatto in casa con materie prime povere, e anche la possibilità di fare uno scambio, un baratto tra bambini di giocattoli, proprio per dare anche un valore diverso a questo Natale, che non sia un Natale consumistico ma che sia un Natale dove si scopre la gioia di donare ma anche la gioia di fare il dono che viene poi dato. E speriamo, insomma, che momenti del genere, momenti aggregativi, momenti di società, momenti con la voglia di stare insieme del genere diventino sempre più un'abitudine in questa nostra città. E ci siamo riuniti, ognuno ha portato delle cose che non utilizza più, giocattoli, libri, e stiamo insegnando ai bambini l'importanza del riciclo e del riuso, quindi un nuovo modello di società. Chiaramente stiamo anche parlando e trattando del tema dei rifiuti, di come in questa città sia stato utilizzato un modello totalmente sbagliato. Per 30 anni abbiamo gettato i nostri rifiuti in una discarica Mostre, la più grande d'Europa. Anche lì il modello deve essere cambiato, quindi appunto riciclo, riuso, isole ecologiche, i rifiuti che ama lascia raccogliere e vendere ad altri devono diventare una vera e propria risorsa che generi da una parte denaro, dall'altra sviluppo e lavoro. Noi come municipio abbiamo portato degli emendamenti alle delibere proprietariche del bilancio, proprio una proposta volta proprio al pagamento della Tari, ovvero come secondo il Movimento 5 Stelle il cittadino deve pagare questa tassa. Come deve pagare? Con tariffa, si dice, puntuale. Cosa significa? Che chi differenzia in modo virtuoso deve pagare meno. Quindi un incentivo al cittadino per differenziare al meglio, perché è impensabile pagare la tariffa sui rifiuti in base ai metri quadri della propria abitazione e ai metri quadri della propria attività commerciale. Suona più come l'ennesima tassa sull'immobile. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e quindi qualche cosa che prima era una tovaglia magari diventa la borsina, la sportavoce, la chiamiamo così, questa è la sportina del portavoce. Che carina! Ah, hai visto? È la mia cugina che non si accontenta, si è fatta anche il cuoricino, si può fare anche questo. Quindi un po' di lana cotta diventa qualcos'altro, un portafoto, oppure si può fare anche il detersivo in casa, e questo ce l'abbiamo lì. Allora, mi prendo questo bellissimo prodotto fatto in casa, mi avete convinto, ci laverò i piatti, giusto? I piatti. Ok, ciao. Ciao, grazie. Si possono fare tantissime cose, tutto ciò che vogliamo buttare via in realtà non è da buttare, non puoi riutilizzarlo. Questo si chiama cambio dello stile di vita. Significa prendere coscienza del fatto che non si deve buttare tutto, perché altrimenti distruggeremo il nostro pianeta. Il cambio dello stile di vita è prendere coscienza di un qualcosa che puoi fare in maniera differente. Cambi dentro per vedere che tutto cambia all'esterno, giusto? Facciamoci un pensiero su questo. Quindi prima cambiamo noi, cerchiamo di fare quello che si chiama il consumo critico. Quando andiamo al supermercato noi abbiamo un grandissimo potere tra le mani, che è quello di scegliere dove indirizzare l'economia, cioè anche dove indirizzare i soldini che abbiamo guadagnato, quindi a chi destinare i soldini che vogliamo spendere, se vogliamo darli a una multinazionale che è brutta e cattiva, oppure darli piuttosto a un prodotto artigianale che vede la nascita di quel prodotto nel tuo territorio, nel territorio più vicino possibile. Esistono dei negozi che si chiamano a 70 chilometri, cioè il chilometro zero è un po' più ampio, quindi si può avere una maggiore scelta di prodotti. E ci sono tantissime di queste realtà in tutta Italia che si stanno sviluppando da una decina di anni. C'è anche un bellissimo negozio che si chiama Prodotti Sfusi o qualcosa di simile, dove vai col tuo contenitore e te lo porti via, ti porti via un qualche cosa nel tuo contenitore, non c'è bisogno di fare rifiuto inutile. Quindi il cambio dello stile di vita significa questo,
prendere coscienza di tutto ciò che si può fare in maniera differente dal solito, non dare ascolto a quelle che sono le regole del mercato, che il mercato non esiste, è solo un obbligarti a fare qualche cosa che tu in realtà puoi fare in maniera differente, per farti spendere il più possibile, per crearti dei bisogni indotti che tu in realtà non hai, e quindi cambi dentro per cambiare fuori. Se tu cambi all'interno riesci a vedere il mondo intorno a te che automaticamente cambia, perché coinvolgi anche la tua famiglia e i tuoi amici, e porti avanti questa nuova modalità di fare economia. Quindi io altro da dire non ne ho, spero solo che si comprenda che è necessario cambiare. Grazie.